Un libro in 3 minuti, A ogni santo la sua candela di Stefano Crupi, edito da Mondadori. Napoli, anni 2000, Ernesto è un giovane bello, intraprendente, fresco di laurea in economia, che solo con una laurea in economia si possono fare i soldi, e pronto ad azzannare la vita vestito di tutto punto. Ernesto e Maristella sono i due protagonisti di A ogni santo la sua candela. Madre e figlio abitano a Napoli insieme ed hanno un unico obiettivo: riscattarsi dalle loro umili origini. E questa è un'esigenza forte sì in Ernesto, ma ancora di più in Maristella, madre scaltra, attenta, acuta, osservatrice, molto furba, raffinata, che per suo figlio vorrebbe un posto di lavoro privilegiato e a tempo indeterminato. È così, con l'ascesa in campo lavorativo di Ernesto, che si apre A ogni santo la sua candela. Ernesto viene inserito all'interno dell'azienda napoletana Club Service e da lì cominceremo ad assistere a tutto un traffico di favori, complotti, minacce, regali sottobanco, tutto quello che fa parte dell'ambiente impiegatizio nostrano. Un ingranaggio pericoloso, macchinoso e molto inquietante, all'interno del quale inizialmente Ernesto sembra quasi crogiolarsi, ci si trova benissimo, addirittura arriverà a sfiorare le vette del successo, arriverà a sfiorare le vette più alte dell'azienda, salvo poi cadere rovinosamente nel baratro più nero. Due i temi fondamentali per questi due protagonisti così accuratamente sfaccettati da Stefano Crupi. Il primo, l'affare lavoro in Italia. La crisi c'è, si fa sentire, ma ancora di più si sentono gli affanni di coloro che vogliono fare carriera e lo fanno adottando tutti i mezzi, leciti e non leciti, subdoli e meno subdoli. Questo Ernesto lo sa perfettamente, lo vede ogni giorno quando entra nell'azienda della Club Service, e questo lo sanno tutti coloro che, come Ernesto, hanno un unico obiettivo nella vita: fare carriera, i soldi, il successo, per riscattarsi dalle proprie origini. Purtroppo noi viviamo in una società, quella italiana, che Stefano Crupi ci descrive accuratamente, in cui non conta quello che si è, conta quello che si ha. Secondo punto fondamentale è il rapporto fra Maristella ed Ernesto, un rapporto molto intenso, molto forte. Maristella è una madre, come vi dicevo, molto attenta, accurata nel selezionare i santi da seguire, perché i santi, quelli da cui riprende il titolo A ogni santo la sua candela, non sono quelli del paradiso, ragazzi, sono quelli terreni, quelli invischiati nell'ambiente malavitoso partenopeo. E perché accodarsi a questi santi? Perché sono loro che potranno appoggiarci e quindi aiutarci ad inserirci nel mondo lavorativo. È questo che Maristella vorrebbe per suo figlio Ernesto. Stefano Crupi, con uno stile asciutto ed essenziale, si stacca dalle radici del perbenismo italiano e ci mostra una società così com'è, in maniera nuda e cruda. Fa un'analisi dettagliata e impietosa non solo di Napoli, ma di quello che siamo diventati oggi come società italiana. Senza voltare le spalle, nonostante la contemporaneità forte e giusta di questo romanzo, senza voltare le spalle alla migliore tradizione letteraria dell'8 e 900. Da Dostoevskij a Gogol, da Chekhov a Svevo, Stefano Crupi ci descrive l'ambiente impiegatizio e la miseria umana che lo abita, oggi come ieri, oggi più di ieri. Insomma, un romanzo per menti raffinate e personalità irriverenti. Non potete perdervelo. Buona lettura.